Per l'Avezzano l'illusione che la vittoria contro il Castelfidardo potesse rappresentare la svolta si è dissolta dopo meno di 5 minuti. Tanti ne sono bastati al Giulianova per mettere a segno la prima rete e far capire ai presenti che per i biancoverdi sarebbe stato un altro pomeriggio di sofferenza. Manca la qualità all'Avezzano e l'avversario odierno, che pure non ha fatto nulla di trascendentale, ha confermato che quelle che fino a un paio di mesi fa sembravano solo impressioni, dopo si sono rivelate amare realtà. Come detto in precedenza, il Giulianova, che sta attraversando un periodo tutt'altro che florido, non ha fatto nulla di particolarmente eclatante, eppure è bastato affondare un paio di volte con una certa convinzione per mettere a nudo le pecche di una difesa biancoverde a volte imbarazzante. 5 minuti quindi, ed ecco arrivare la prima mazzata. Di Nicola sbaglia in uscita il riavvio dell'azione. Lenart mette in mezzo e, grazie alla solita dormita difensiva, per Napolano non è difficile spedire il pallone in fondo al sacco. Un inizio da brividi per i marsicani, che però reagiscono quasi subito con un cross di Samb in area, dove Bruni gira sta spedendo la palla contro il palo a portiere battuto. E qui ci torna in mente quella battuta che, quando ti va tutto storto, anche il tuo cane ti si rivolta contro e ti morde. E poco dopo si materializza anche il colpo del KO. Il centrocampo dell'Avezzano non filtra a dovere e la palla termina in area, dove Di Paolo la tocca di quel tanto che basta per deviarla prima contro il palo e poi per farle varcare la linea bianca, nonostante il disperato tentativo di Fanti. 2-0 dopo meno di un quarto d'ora. Per i tifosi marsicani, peggio che negli incubi più neri. E per riprendersi ci vuole un bel po'. Un cross di Di Nicola per la testa di Bruni potrebbe riaprire il discorso, ma Pagliarini compie un mezzo miracolo intercettando la girata dell'attaccante, che sembrava destinata in fondo al sacco. 34esimo, timido tentativo di Samb dal limite dell'area, ma Pagliarini è ben piazzato e ci vuole ben altro per impensierirlo. Prima della fine del tempo l'occasione buona capita anche all'avanzato Tariuk, che va ad incocciare un pallone proveniente da calcio di punizione, ma la mira risulta imprecisa nonostante la distanza ravvicinatissima dalla porta giallorossa. Tutto qui il primo tempo. Nella ripresa ci si aspetta un Avezzano più vivace, ma tra i biancoverdi non ci sono elementi in grado di cambiare ritmo e si va avanti con un fraseggio sterile nella quasi totalità dei casi, fatto di giocate in orizzontale che non producono nulla di concreto. Al quinto un cross dalla sinistra per l'avanzato Puglielli vede il terzino ciabattare malamente fuori con questa girata, confermando la scarsa confidenza con la porta avversaria. Al termine mancano praticamente ancora tutti i secondi 45 minuti, ma sarà questo l'unico tentativo biancoverde del secondo tempo per cercare di riaprire la partita. Il Giulianova si difende con ordine e non va mai in affanno. Giampaolo sostituisce il macchinoso Samb con Manari, ma le cose non migliorano. Al 23esimo c'è una bella parata di Fanti su conclusione di Balducci dai 20 metri. Passano altri 9 minuti e Fanti deve intervenire ancora sul destro di Morra, che avanza e tira, ma troppo centralmente per sperare in qualcosa di meglio. Quasi allo scadere l'Avezzano trova comunque il gol che sembra riaccendere le speranze. È il 44esimo quando, su una proposta laterale di Kras, Rinaldi e Pagliarini non si capiscono, confezionando un autogol che ha quasi del comico. Avezzano che si riversa in avanti con la forza della disperazione, ma nei restanti minuti, recupero compreso, Pagliarini dovrà limitarsi solo a qualche rimessa dal fondo e nulla più. Il futuro dei biancoverdi appare sempre più nebuloso, perché se in casa non si fanno punti contro avversari del calibro di Montegiorgio e Giulianova, resta difficile individuare squadre meno robuste, e di Castelfidardo, purtroppo per loro, ce n'è una soltanto.